Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi ci troviamo all'interno di un Audi A3. In questo caso parliamo di un Audi A3 con il faro a xenon, quindi non a LED. Andiamo a fare l'adattamento a LED, questo qua diurno, che in quanto andiamo a mettere la freccia, che sia a sinistra che sia a destra, si abbassa di luminosità. Andiamo nella centralina, così da rimanere sempre questo LED sempre a piena luminosità, così come adesso, vedete? Noi per fare questa modifica la facciamo nel nostro ABD, che già abbiamo collegato sotto la macchina, e adesso vi faccio vedere la procedura, vi faccio vedere la procedura in diretta, così anche da farvi vedere come poi cambia la luminosità del LED. Per fare questa procedura, come sempre, apriamo l'applicazione OBD 11, ci facciamo tutta la scansione della macchina e se eventualmente ci dà qualche tipo di problema o qualche tipo di errore, andiamo qui e andiamo a cancellare i vari problemi. Che facciamo? Come prima cosa vi volevo dire che questa codifica non va a influire sui nostri crediti. Un attimo. Ma perché? Perché andiamo direttamente all'interno delle centraline, non andiamo nelle applicazioni stesso dell'applicazione per andare a fare tale codifica. Andiamo nei menu, centrale elettronica, andiamo in adattamento e ci esce quest'altro sottomenu. Una volta qui dobbiamo andare in o facciamo la ricerca tramite il menu a trentino, oppure direttamente qua sopra qua scriviamo luci che non interessa, configurazioni delle luci, ci clicchiamo sopra e ci dà tutta una serie di liste. Configurazione delle luci, ci clicchiamo sopra e ci dà tutta una serie di numeri e quant'altro. Noi dove dobbiamo andare, così giusto per farvi capire, dobbiamo non andare diciamo in tutte queste centraline, state attenti a quello che muovete, ma dobbiamo trovare allora la scritta questa qua, dobbiamo trovare LED, faccio vedere, ecco qua, tag farlich module signal, eccolo qua, che sarebbe, vedete qua scritto LAS type 2, questo qua. Andiamo in dimovert ABC, che adesso c'è 50 su questa macchina, e andiamo a modificare solo questo numero qua. Adesso vi faccio vedere la codifica direttamente una volta che la facciamo. Ecco qua, allora ragazzi, nel momento in cui noi andiamo a mettere la freccia, e quindi avete visto si abbassa la luminosità, con l'applicazione dove stavamo, in dimovert 50, se riuscite a vedere che mette a fuoco, andiamo a mettere 127, aspettate, ok, mette a fuoco, confermiamo, andiamo sul verde per confermare, guarda, mettiamo il codice di sicurezza, confermiamo nuovamente, guardate il faro, vedete la luce, il LED, questo qua, vedete rimane a piena luminosità sempre, anche adesso abbiamo messo la freccia. Questo qua vale solo per la freccia di sinistra, adesso dobbiamo andare a fare l'adattamento per la freccia di destra. Questo qua con la scritta LAST TYPE 2 è per il faro di sinistro, che quando mettete la freccia la luce diurna non si abbassa di luminosità. Invece questo qua è per il faro di destra, la stessa funzione, quando andate a mettere la freccia non si abbassa la luminosità il faro, il LED diurno. Andiamo sempre qua in vedete dimovert, qua c'è scritto AB3 50, andiamo a mettere 127. E adesso automaticamente anche dall'altro faro, quando andiamo a mettere la freccia oppure andiamo ad accendere i fari, che adesso vi faccio vedere, non si abbassa di luminosità
il LED. In questo caso c'è ancora la freccia, andiamo a togliere la freccia, perfetto, e accendiamo i fari. Anche con i fari accesi, vedete, il LED rimane appena luminoso da sempre. Vedete? Ragazzi, come sempre, se vi è piaciuto il video, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.